non sono mai stato così felice. Mio Dio. Siccome mi dicono che la settimana prossima è festa in America, Stati Uniti, la Wizard ha anticipato di una settimana la Banned List che solitamente esce con ogni espansione. Finalmente, finalmente potremmo ricominciare a giocare come si faceva una volta, giusto cielo. Prendendo la cosa con le pinze, in Modern hanno bannato due carte, la Sonda Gitaxian e il troll della tomba Golgari. Quest'ultimo, ovviamente, per azzoppare Dredge, perché un dragante da 6 forse era un pelo esagerato. E la Gitaxian Probe, che ha lasciato un po' di gente sgomenta, perché se il problema era Infect, tocchiamo qualcosa più di Infect. Se il problema era Suicide Zoo, tocchiamo qualcosa del Suicide Zoo. No, secondo me invece hanno fatto bene, perché A è un utility, quindi potenzialmente infilabile dappertutto. B è una carta di un colore che dava un'abilità di un altro colore. Cioè, è una carta blu che ti fa guardare la mano, che ragazzi è un'abilità del nero, in un tricicicla. Levata dai coglioni. Bellissimo, c'è stato, c'è stato. Non me l'aspettavo, ma c'è stato. Per quanto riguarda lo standard, hanno bannato il Reflector Mage, perché questo sinceramente non lo so. Non l'ho capito, cioè, se non l'hanno bannato quando c'era la Collected, non capisco perché l'abbiano bannato adesso, ma non importa, perché hanno bannato Smuggler Copter e Emrakul, la fine promessa. Sì, finalmente abbiamo di nuovo reso lo standard un grande formato. Perché? Mi chiedete. Perché dovremmo picchiarci adesso? Ignorando la possibile, probabile ascesa dei combo nel formato, che sarà probabilmente l'argomento di un altro video che già era in programma, ma vabbè. In standard ci si picchia in un modo o in un altro, con una creatura grande che magari entra dentro con un lampo al momento giusto e sbaraglia tutti quanti, oppure con tanti piccolini piccoli che attaccano come deficienti, a un certo punto li pompi per 17. Il punto è che ci si picchia. Punto. Ognuno con la sua strategia, ognuno col suo modo di fare, ma ci si picchia. Tottero e Emrakul erano sbagliati per il formato. Tottero era l'emblema, secondo me, dell'incapacità di poter tirare fuori una strategia. Perché tanto, Tottero costa 2 incolori, li butto dappertutto, vola, pesco, scarto ed è immune alla metà delle removal che esistono in questo formato. E vaffanculo anche se c'è l'Harnessed Lightning, frega niente. Una risposta, 2 risposte, poche. Poche. Effettivamente Tottero non era così forte, ma nel contesto in cui si trova adesso, con la meccanica che c'ha, troppo forte, sbagliato, aveva rotto i coglioni. Oh. E poi c'è Emrakul. Marvel stava rompendo un po' troppo i coglioni adesso e molti si aspettavano il ban dell'Etherwork Marvelous, Marvel, quella lì, dai, avete capito. No, il problema era Emrakul. Rompeva i coglioni Emrakul. Punto. E ce lo siamo levati dalle balle. Ora, tutti i mazzi da Modern, cioè i mazzi da Modern hanno perso qualcosina, ma sono ancora lì. I mazzi da Standard hanno perso qualcosa, ma sono ancora lì. Esce la nuova espansione, escono nuove strategie. Fanculo a tutti, ragazzi, ricominciamo a menarci.